Una presentazione molto impegnativa, quindi vediamo di parlare di un tema che ci sposta, come diceva appunto la nostra direttrice, verso l'ambito letterario. In realtà il tema del sogno, quando ho cominciato a mettere a fuoco che cosa poteva essere il contenuto dell'incontro di questa sera, ho detto perché mai mi è venuto in mente, perché partiamo, non so, dal secondo secolo dopo Cristo, la prima interpretazione dei sogni di Artemidoro, Artemidoro vive tra il 120 e il 190 dopo Cristo, e lì cominciamo già ad avere presenti degli elementi che arrivano fino a poco fa nella loro variante tecnologica. Questa è una lastra fotografica, l'Aquila, l'ha intitolata il fotografo Louis d'Arger, la fa nel 1896, la fotografia era già abbastanza avanzata, la lastra è stata posata sulla testa della moglie, Madame d'Arger, e viene impressionata e il nostro fotografo pensa di aver fotografato, catturato questo sogno, intitolandolo appunto l'Aquila, interpretando quella specie di profilo che appunto è emerso. Oggi sappiamo che la tecnologia ci offre questo ed altro quanto all'interpretazione dei sogni. Le versioni online, dei manuali, la smorfia e altro, no? Che appunto sono l'ars interpretandi, una delle ars interpretandi che appunto già nell'antichità aveva cominciato a muovere i suoi primi passi. Pensate ai sogni premonitori della Bibbia, no? Ai sogni presenti nell'epica greca, nei poemi omerici, eccetera. Tutti temi che naturalmente sono legati a un discorso estremamente complesso. Questo è Morfeo, che vedete raccoglie dopo la sua delusione d'amore Arianna, che è quella prostrata ed evidentemente in atteggiamento di sognatrice. L'ispiratrice del sogno è Atena, no? Minerva, quindi è una specie di questa una anfora che ci racconta molto probabilmente un sogno sapienziale. Su un livello diverso, molto più popolare, ecco che qui andiamo incontro a quei temi, quei momenti come le credenze che durano, no, mettono radici nel profondo Medioevo, cominciano a essere illustrati in temi popolari, come in trattati popolari che si diffondono anche sulle interpretazioni. Vedete questo sogno di mostro pluricefalo che viene evocato dalla lettura, probabilmente, che nella notte la signora aveva fatto alla persona malata. E di questo genere ha a che fare anche con il tema più specificamente nostro, perché per esempio uno dei casi più clamorosi di sogni letterari è quello che ha generato, secondo l'autore stesso che lo racconta, Stevenson, la trama del dottor Jekyll e di Mr. Hyde, che, scrive Stevenson, mi venne raccontata in un sogno. E quindi, no, la rielaborazione. Sappiamo altri autori del periodo romantico, poi cercheremo anche di capire perché, da Baudelaire a Poe, no, cito nomi notissimi, no, proprio su questi temi avevano particolarmente insistito. Stevenson, sappiamo, da bambino era abbastanza gracile, e era costretto molto spesso a letto, aveva influenze che duravano mesi, e la nonna e poi una nutrice, racconta nella sua autobiografia, passavano parecchie ore la notte, siccome il bambino faceva fatica ad addormentarsi, era sempre preso da questi singulti della tosse che lo infastidivano, allora per calmarlo raccontavano delle storie. Nella maggior parte dei casi, no, erano storie con contenuti anche abbastanza terrorizzanti. In questo caso Stevenson ci racconta che non si era ancora capito il legame che poteva avere tra il fatto di voler addormentare il bambino e raccontargli invece delle storie devastanti, no? Perché appunto questo era un po' antipedagogico. A indicare come nella considerazione popolare la variante più appassionante del sogno, quella che alla fine interessa di più, non è tanto il sogno ma appunto l'incubo e quindi anche la creazione che in qualche modo si avvicina al mistero, può essere un disegno, come vedete, di altissima scuola come questo, che troviamo in un libro devozionale di fine 400 francese, conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Vi faccio notare la posizione del demonio, che direbbe tecnicamente un osservatore di quell'epoca, giace con
la donna, no? Quindi è un atteggiamento, anche questo, estremamente esposto. Lascio perdere gli altri elementi simbolici, ma se vedete nella nicchia di fondo quel recipiente che contiene un'ampolla, probabilmente del liquido, probabilmente un liquido, come dire, ipnoinducente, no? Un liquido che può aiutare a dormire, ma al tempo stesso può favorire visioni di questo tipo. Vengo un pochino più vicino al tema. Questo tema ha una premessa abbastanza interessante e riguarda uno dei maggiori scienziati dell'età moderna, Keplero. Keplero pubblica nel 1634 questo Somnium Seu de Astronomia Lunare, il sogno, è un viaggio di fantascienza sulla Luna, che non è neanche tanto sorprendente. Un secolo prima, sulla Luna, un grande poeta italiano, Ariosto, no, ci aveva rispedito qualcuno che doveva recuperare il senno di chi l'aveva perduto, perché la Luna a questo doveva servire. Invece, per Keplero, che è un allievo di Copernico, il migliore allievo di Copernico, la cosa è un pochino più complicata. Un pochino più complicata perché in questo Somnium Keplero gioca una carta abbastanza inquietante. Racconta di essere andato sulla Luna, il protagonista va sulla Luna con la madre. Sulla Luna riescono a parlare con i presenti, a capire quello che succede, perché sono dotati di una comprensione scientifica che va molto oltre le competenze razionali della scienza contemporanea. E guardate che stiamo parlando di Keplero, quindi come conoscenze razionali ne aveva da vendere. Però dice, qui c'è una sapienza in gioco che è ancora più grande di questa. Una sapienza, scrive, che ci consente di toccare cose che altrimenti non ci sarebbero mai state rivelate. Dove sta la leggera inquietudine che questo libro e questo fatto ci porta? E sta nel fatto che nel 1616, pochi anni prima, la madre di Keplero era stata accusata con altre 39 donne della città di Leoberg in Svevia, questo paesino della Germania, Germania ovviamente non ancora unificata, dove viveva, era stata accusata di stregoneria. 28 donne erano state messe a rogo. La madre di Keplero era stata a lungo imprigionata e aveva rischiato lei stessa di finire sul rogo. La madre di Keplero, negli atti del processo, viene dichiarata come persona in grado di parlare con potenze occulte, che molto semplicemente erano le divinità infernali, nella maggior parte dei casi, per quanto riguarda la schematizzazione della Chiesa. Lo stesso anno, 1616, la Chiesa dichiara formalmente eretica la dottrina, aveva dichiarato nello stesso anno del processo della madre, formalmente eretica la dottrina eliocentrica, cioè mettendo al bando la teoria di Copernico. Quindi Keplero, in questo libro Somnium, come vedete, questo viaggio fatto con la madre, eccetera, mette in gioco qualcosa che gli attribuisce una enorme responsabilità, anche nel rapporto che il sogno viene ad avere con la conoscenza scientifica o con altre aree. Qui passeremo sopra rapidamente a un tema come questo, che è pure uno dei più celebri e raccontati del Settecento. Siamo negli anni Sessanta, questo è uno dei più grandi violinisti italiani, violinista e compositore, Giuseppe Tartini, che dopo una notte di sbronza, in realtà l'ambientazione in questa illustrazione francese non la richiama troppo, ma dovrebbe essere una cella quella in cui è collocato, viene sbattuto in una cella perché gli passi la sbronza, nella cella gli compare il diavolo e il diavolo si mette a suonargli un motivo così bello che Tartini spera di poterselo ricordare, se lo ricorderà in effetti da sveglio, e nasce il suo capolavoro, uno dei testi, dei pezzi per piano, ancora oggi ritenuto tra i più difficili da eseguire. Tartini era un formidabile virtuoso, che si chiama proprio Il Trillo del Diavolo. Notate bene che a raccontarcelo, abbiamo un'unica fonte per questo aneddoto,
è uno scienziato, un astronomo francese, Joseph Jérôme de Lalande, che viaggia in Italia per il Grand Tour, il viaggio caratteristico di formazione degli intellettuali europei che dal 5 arriva fino ai giorni nostri, lo racconta in questo Voyage in Italia nel 1766. Quindi abbiamo una documentazione, anche in questo caso, da parte scientifica. Venendo al periodo immediatamente successivo, capiremo tra breve, perché qui tocchiamo un punto abbastanza importante, con questa iconografia che comincerà a diventare una delle più divulgate per raccontare questa variante più interessante del sogno, che è appunto l'incubo. Questo pittore è Heinrich Füssli, o Henry Füssli, come si fece chiamare dopo essere arrivato dalla Svizzera, dove era nato a Zurigo, in Inghilterra, morirà in Inghilterra nel 1825. Füssli ci lascia questa interpretazione del sogno che ci mette di fronte alla realtà più inquietante dell'universo romantico. Vedete, il sogno in questo caso è questa specie di nano, coboldo, elfo, posato sullo stomaco di una ragazza. La ragazza è simbolo di innocenza, naturalmente, e l'abito bianco non fa che sottolineare questi elementi antitetici, con qualche dettaglio che è abbastanza interessante. Per esempio, sul tavolino in basso a sinistra, tavolino rotondo, vedete, c'è una fiala e un'ampolla che richiama l'illustrazione precedente, e quella testa di cavallo che appare squarciate le cortine dallo sfondo è quella che dà al lettore la chiara definizione di quello che sta osservando. Non ne sa il contenuto, ma quello che sta vedendo è un incubo. In inglese, perché questo è uno dei pezzi più forti di Füssli del periodo inglese, si trova ora alla Galleria d'Arte Moderna di Basilea con altre varianti che saranno innumerevoli dello stesso quadro, in inglese incubo si dice nightmare. Mare è il termine che definisce il cavallo di razza. Nightmare è il cavallo della notte. Quindi la notte a squarciare le cortine del tuo sonno, se non chiudi bene le finestre, se non prendi le tue precauzioni, è appunto un cavallo che ti può entrare in casa e che, accompagnato da altri ospiti che non avrai certo desiderato, mentre tu dormi, ti si posa addosso, e qui nasce appunto l'incubo. Anche se, vedete, magari per l'incubo bastava solo la posizione assunta dalla ragazza, che è tutt'altro che comoda. Ma qui naturalmente c'è una forte sottolineatura di questi elementi iconici che in qualche altro caso, nelle varianti, ripeto, innumerevoli di questo quadro, che diventerà fortunatissimo anche per questo legame con l'etimologia, nightmare, ma pensate all'italiano matto come un cavallo, che si lega a questo stesso ambito semantico. C'è un'incisione di Dürer, per tornare indietro, perché naturalmente non nascono mai da soli questi elementi, che ci riporta proprio a modelli di questo tipo, come questo soggetto, qui siamo già a fine Ottocento, le cauchemar, l'incubo in francese, che si trova al Museo delle Belle Arti di Tolosa, di questo Eugène Thivier, uno scultore di poco posteriore all'epoca della grande scultura francese di Rodin. No? Vedete, un po' l'atteggiamento è lo stesso. E guardate se non è, appunto, con varianti diverse, no? L'elfo, meno esposto ovviamente che un demone intero, no? Ma varianti diverse di questa prima icona che è destinata a ripetersi. Di Füssli qualcun altro ricorderà l'incontro che, dal punto di vista artistico, ha segnato gran parte della cultura artistica del primo Ottocento con l'opera di Shakespeare. Füssli è stato uno dei più grandi illustratori di Shakespeare. Qui abbiamo le streghe del Macbeth, no? Che vedete ci mantengono proprio entro questo ambito. Le streghe del Macbeth che fanno a Macbeth una previsione. No? Ricordate qui, a proposito di previsioni, sogni, ammonizioni, guardate come questi temi, il tema del sogno, in questi anni, poi capiremo perché, cominci a entrare anche nella cultura italiana. Ricordate quando Fra Cristoforo non era ancora Fra Cristoforo, ma era Ludovico, questo nobile di Cremona,
che aveva avuto una vita abbastanza dissoluta, ricordate che quando compie quel delitto, no, in cui uccide per una questione di precedenza, no, un nobile suo conterraneo, e si rifugia nella chiesa, rimane per qualche giorno in un convento ospite, perché altrimenti verrebbe catturato, da lì poi nascerà la sua vocazione. Nella storia appunto di Lodovico Cristoforo si racconta che l'ombra, no, di Banco, l'ombra di quel, del mestiere che aveva fatto prima, lui era un mercante ma voleva scaldarselo, gli appariva ogni notte come l'ombra di Banco a Macbeth, no? Quindi è un sogno anche quello in qualche modo ricorrente. Nel capitolo 31 il sogno di Don Rodrigo, no? Don Rodrigo che sogna di incontrare appunto padre Cristoforo. Il sogno che cos'è? È il primo manifestarsi della malattia, la peste, che lo porterà poi alla morte. Quindi vedete che tocchiamo temi che si stanno mettendo radice nell'immaginario romantico. E qui è un po' molto schematica questa considerazione, ma come potete capire non può stupirci il fatto che il secolo si chiuda, sono proprio i primi mesi del 1900, tondo tondo, l'Ottocento si chiuda con la pubblicazione a Vienna dell'interpretazione dei sogni di Freud, no? Che da tutti questi temi ha evidentemente raccolto impulsi. Freud era un grandissimo lettore di Shakespeare, no? E sappiamo bene che aveva anche delle incisioni, il suo gusto figurativo è ben documentato, nel suo studio di Vienna aveva anche, che poi è stato in gran parte riportato nella casa di Londra dove visse gli ultimi mesi di vita, aveva delle incisioni che erano tratte dalle opere di Füssli. Una cosa singolare è che Füssli viene da una cultura classica, cioè ai temi romantici arriva dopo. Inizialmente, pensate, Füssli era stato anche il primo a tradurre, aveva tradotto dal tedesco all'inglese le riflessioni sull'arte dell'antichità di Winckelmann, il fondatore del neoclassicismo. Avevano girato l'Europa grazie appunto alla traduzione di Füssli. Aveva lavorato, vissuto e lavorato a lungo a Roma, e ci restano questi suoi disegni di ambito romano che sono notevolissimi. Questa è il piede della statua colossale di Costantino che si trova ancora oggi ai Musei Capitolini, e che questo disegno ha come titolo, il titolo che gli è stato dato dalla tradizione, Disperazione dell'artista moderno di fronte alla grandezza delle opere antiche. Titolo molto lungo, però come vedete estremamente didascalico e quindi per noi abbastanza chiarificatore. Chiarificatore di qualcosa che sta succedendo, che porta, come vedete, l'antichità classica dentro il romanticismo e che tra poco, e faccio ancora una piccola sosta su questa parte, questa specie di premessa iniziale, tenendo ben presente che ci manterremo entro i tempi che sono, chiedo a Serena, alle 6:30, 7:30, 8:30, non esageriamo. E arriviamo così, in questo momento che ci serve un po' come cerniera, al più famoso sogno letterario di tutti i tempi. A me capita di parlarne anche agli studenti, la cosa suscita un qualche interesse di verificare quanto poco noti siano in realtà questi fatti, che riguardano anche una parte non indifferente della cultura del nostro paese, che fa un po' da sfondo a questo tipo di realtà, anche se non sembra, ma ci arriveremo presto. Kubla Khan o Visione in un sogno. L'autore è uno dei più grandi poeti inglesi di fine Settecento, Samuel Taylor Coleridge. Coleridge è un poeta che sbrigativamente nei manuali di letteratura inglese viene definito un poeta laghista, perché è il primo a dar vita al paesaggio dei laghi, alle descrizioni romantiche, le abbazie che si portano, si specchiano nei laghi, con a fianco l'immancabile, come si chiama l'albero, salice piangente, l'immancabile salice piangente, mi veniva... stavo pensando alla poesia di Coleridge ma non ricordavo l'equivalente, il salice piangente che caratterizza i cimiteri di campagna, no? E che caratterizzano proprio la cultura di passaggio tra la fine del 7 e l'inizio dell'Ottocento, la cultura di passaggio nell'ambito letterario, ma il passaggio tra 7 e 800 è un passaggio estremamente drastico, quasi drammatico. Non abbiamo bisogno di questi testi per capire che cosa stesse succedendo. Alla fine del Settecento
tramontata con la Rivoluzione francese. L'idea che il mondo potesse essere pacificamente governato da una razionalità che poteva comprendere gli organismi amministrativi, il popolo a cui veniva imposta un'istruzione elementare, pubblica e obbligatoria e gratuita, secondo i dettami della Rivoluzione francese. Per cui per la prima volta nella storia era ipotizzabile che il figlio del contadino, potendo imparare a leggere e scrivere, potesse anche nella vita non fare più il figlio del contadino. In quegli anni la visione del mondo cambia, la Rivoluzione francese, le campagne napoleoniche, il Trattato di Vienna, no? Gli anni tra il 1789 e il 1815, dirà qualcuno che li ha vissuti da vicino, dice: la quantità di storia compressa in questi anni sarebbe bastata a riempire di storie altrettanto clamorose almeno 3 o 4 secoli. No? Chi ha vissuto questi anni, no, ha vissuto il cambiamento di epoche intere. A darci la dimensione di questo, che come sapete è un argomento che sarebbe inesauribile in sé, qui non posso che accennare, ma di questa frattura così forte, che è una frattura, ripeto, epocale. Con l'illuminismo finisce anche la fiducia nella razionalità. L'interpretazione dei sogni era quella che in precedenza, a partire da Artemidoro, consentiva nel sogno di trovare una logica, no? E da adesso ci si rende conto che il sogno lo puoi anche interpretare, ma la logica è diversa. Quando Freud, diciamo, mette a posto le cose, lo fa inventando, anche se si sta ancora oggi discutendo se sia tale, inventando una nuova scienza, no? Ecco quindi, in questo caso, direi, la dimensione di questo passaggio, per coglierla ho pensato potesse essere più agevole affidarci alla matita, all'incisione, al bulino propriamente, di Francisco Goya, uno dei più grandi artisti di passaggio di quell'età, e al famoso, qui vedete quella specie di cubo, no, di granito, sul quale poggia la testa il personaggio che dorme, e dorme, come vedete, non tranquillo nel suo letto, si è accasciato su quella pietra. È un sonno inquieto, perché il sonno degli incubi è il sonno inquieto. Se l'incisione ti fa vedere la mamma che gli tira sulla coperta e gli sprimaccia il guanciale, capite che quello non è un incubo, questo sì, quello che si affolla dietro, i pipistrelli, i corvi, immagini notturne, e la scritta, che qui naturalmente leggete male, ma ve la dico io, su quel cubo, che è uno degli, come dire, degli slogan, dei richiami più clamorosi di quell'età: il sonno della ragione genera mostri. Il sonno della ragione. Il romanticismo è anche questo. Il romanticismo in ogni ambito offre scoperte che inchiodano il mito, la realtà della ragione, a una dimensione ormai passata. All'inizio dell'Ottocento in Germania, due signori che conoscete tutti, i fratelli Grimm, li ricordate per le fiabe, erano dei filologi, erano degli studiosi di grammatica, il cui ambito di interesse è stato anche molto rivalutato dai moderni, ma si stanno rendendo conto che nella sapienza popolare le conoscenze delle fiabe, quelle che venivano raccontate dalle nonne ai nipoti, si sono perse e cominciano a raccogliere queste testimonianze orali. Di che cosa parlano le fiabe dei fratelli Grimm? Dei bambini che vengono dispersi nel bosco, della strega che da qualche parte li aspetta per infilarli in un forno, no? Quindi il bosco, l'ignoto, questi temi, no, così legati anche alla creazione di incubi che vengono trasmessi ai bambini per imporre loro, per far capire loro che andare nei boschi da soli è pericoloso. No? Tutti questi elementi, questi temi che avranno diffusione a livello europeo, diventano appunto temi che saranno sempre più presenti nell'immaginario romantico. Goya ha due serie di incisioni, i capricci e i disastri della guerra, che rappresentano bene la realtà di quel periodo, anche attraverso questi tormenti immaginari, i sabba, no? Le notti delle streghe, che tornano di attualità, così come appunto Shakespeare, se lo vediamo presente nella pittura di Fuseli, dobbiamo ricordare che Shakespeare, come Dante, era stato rimosso dalla cultura precedente. Tra la fine del 300 e la fine del 700,
Dante contava zero per la nostra cultura rispetto a quanto contasse invece il modello petrarchesco, il canone formale, eccetera. Era rimosso perché eccessivo, di cattivo gusto. L'inferno non si riesce a leggere. Lo stesso era stato fatto dalla cultura europea e anche della stessa cultura inglese per Shakespeare. Tutti questi temi riaffiorano perché appunto, no, queste nuove realtà, questi nuovi stimoli cominciano a diventare così presenti e non sono per niente campati in aria. Questo è l'esercito napoleonico nel 1806 che occupa Madrid e sono le prime fucilazioni di massa. Questo quadro, in un artista come Goya, che aveva ben presenti, non ricordate quello di prima, io l'ho chiamato slogan perché tale è il sonno della ragione, no? Anche quello che per gli spagnoli era l'illuminismo, che è una consapevolezza comune diffusa, qui diventa un effetto di luce che si proietta sulla camicia del rivoltoso che viene fucilato. L'unica luce è quella, e la luce è quella del bagliore dei fucili. Ecco l'ultima luce su cui si chiude il secolo e si apre quello nuovo. L'occupazione di Napoleone della Spagna è del 1806 e questi, no, sono appunto i deliri che, se sono così presenti, così rappresentati, potremmo anche pensare che esistano davvero. Torno un momento indietro e torno a quel punto che avevamo lasciato, che è un po', vi dicevo, funge da cerniera tra l'uno e l'altro elemento, e quindi me ne servo anche un po' perché, tenendoci un pochino più in un'atmosfera più tranquilla, ci fa capire su quello sfondo, sullo sfondo che abbiamo visto, che ci sia anche qualche altra realtà. Siamo nel 1797, nei dintorni di Londra, in una località che si chiama Exmoor. Qui c'è un signore, questo poeta Coleridge, che ha un forte mal di testa. Il mal di testa lo convince che potrebbe passargli se beve qualcosa. Non essendo ancora inventato, non ha ancora trovato l'acido acetilsalicilico, si serve di un oppiaceo, no? Quindi un ipnoinducente. Forse ne aveva preso un po' troppo. Sogna la rappresentazione di un castello, un'architettura formidabile, il castello di Kublai Khan, infatti il titolo del testo è questo. Per raccontare quello che è successo, invece di usare le parole mie, io ho messo in conto di finire per le 6:30, così vediamo. Ve lo racconto con le parole di uno dei più grandi scrittori argentini del secolo scorso, Borges, che al sogno di Coleridge su questo tema ha dedicato qualche pagina spettacolare. Ve ne leggo il racconto molto meglio delle mie parole. Coleridge fa riferimento a un poema, il Purchas, che è un antico poema in Old English, un poema dell'origine della letteratura inglese, che è un po' l'equivalente del nostro Marco Polo, però è un cenno che anche possiamo lasciare sullo sfondo. Il frammento lirico Kublai Khan, oltre 50 versi rimati e irregolari di prosodia squisita. Prosodia squisita, come ci spiegherò dopo, vuol dire che questo è ancora oggi considerato, questi 50 versi, il testo più bello in assoluto della letteratura e della lingua inglese. Fu sognato dal poeta inglese Samuel Coleridge in uno dei giorni dell'estate del 97. Coleridge scrive che si era ritirato in una tenuta nel territorio di Exmoor. Una indisposizione lo obbligò a prendere un sonnifero. Il sonno lo vinse poco dopo la lettura di un passo di Purchas, che narra, che appunto Marco Polo è ambientato in Cina, narra l'edificazione di un palazzo da parte di Kublai Khan, l'imperatore la cui fama occidentale fu innalzata da Marco Polo. Nel sogno di Coleridge, il testo casualmente letto prese a germinare e a moltiplicarsi. L'uomo che dormiva intuì una serie di immagini visuali e simultaneamente di parole che le manifestavano. Di lì a qualche ora si svegliò con la certezza di aver composto o ricevuto in dono un poema di forse 300 versi. Li ricordava con singolare nitidezza e poté trascrivere il frammento che rimane nelle sue opere.
questo è il manoscritto, se guardate verso il basso vedete un cambiamento di ductus, di grafia, abbastanza significativo. Una visita inattesa lo interruppe e gli fu impossibile in seguito ricordare il testo. Scoprì, con non lieve mortificazione, racconta Coleridge, che sebbene ritenesse in modo vago la forma generale della visione, tutto il rimanente, tranne 8 o 10 righe isolate, era sparito, come le immagini sulla superficie di un fiume nel quale si getta una pietra, ma, ahimè, senza potermi dare la possibilità di ricostituirle. Swinburne, uno dei più grandi poeti inglesi dell'Ottocento, giudicò che quanto era stato salvato era il più alto esempio della musicalità dell'inglese e che l'uomo capace di analizzarlo avrebbe potuto sciogliere i fili di un arcobaleno. Le traduzioni o compendi di poemi, la cui virtù fondamentale è la musica, sono vani e possono riuscire dannosi. Basti ricordare, per ora, che a Coleridge fu concesso, in sogno, di scrivere una pagina di indiscusso splendore, anche perché la rarità, l'eccezionalità del fatto sta nel fatto che Coleridge abbia sognato parole, cioè non la trama. Stevenson, quando ci parla di Jekyll, ci racconta della trama, invece qui no, abbiamo appunto le parole. Qui un piccolo passo avanti, che è questo. Questa è una delle più belle ville di Ginevra nell'area tra la città e il lago, in una zona che chiameremmo, ma l'espressione naturalmente non vale per questa area urbanistica, semiperiferia. La villa ha un nome, Villa Diodati, è abitata all'inizio dell'Ottocento è abitata da una personalità illustre, Madame de Staël. Chi ha qualche ricordo scolastico ricorda che Madame de Staël è stata la protagonista in Europa della resistenza intellettuale a Napoleone. Va ricordato anche che era la figlia di Jacques Necker, il ministro delle finanze di Luigi XVI, veniva quindi da una famiglia franco-svizzera di assoluto prestigio, e che in Italia viaggiò, fu presente, dedicò all'Italia un romanzo, Corinne o l'Italia, ed era uno degli intelletti più interessanti di quel periodo. Ripeto, anti-napoleonica e quindi anti-francese. Se c'è qualche viaggiatore inglese che avrebbe viaggiatore inglese, naturalmente non mercanti o persone commessi viaggiatori, qualche viaggiatore inglese che passava da lì avrebbe potuto confidare nella sua ospitalità. Nell'estate del 1816, in questa villa sul lago di Ginevra, riceve una dozzina di ospiti. A guidare il gruppo di inglesi è Lord Byron, che aveva lasciato l'Inghilterra per non tornarci più. Aveva litigato con la famiglia reale, era abbastanza ricco da potersi mantenere e da poter vivere dove voleva. Villa Diodati parcheggia le sue 4 carrozze, ognuna tirata da 4 cavalli. Nella prima c'è quella che oggi sarebbe una roulotte per viaggiare. Nella seconda c'è la biblioteca. Nella terza e la quarta gli animali da compagnia. Più precisamente nella terza gli animali vivi e nella quarta gli animali morti, perché l'inglese non si fida del roast beef che potrebbe incontrare per strada. Questo era il tenore, no, appunto, di vita di Lord Byron e anche degli altri suoi compagni che avviciniamo in questo territorio, appunto la Svizzera. Poco lontano c'è il castello di Chillon, celebre per le sue segrete, tra le prigioni più inquietanti della Svizzera, che qui vedete in una giornata ci dà già quell'idea, quella dimensione romantica. Ma se pensiamo a un'incisione di quegli anni, no? Castello di Chillon, Byron, che abita lì, non ha nessun problema a visitare il castello e a inventarsi una storia ambientata nel Medioevo, no? Che dà vita a fantasmi e a presenze in quel castello. Mentre viaggia, la tappa successiva, l'ultima del viaggio, dove si fermerà per qualche mese, sarà Milano, ci arriva nel 1817, ma nel frattempo, durante il viaggio, aveva incrociato tanto materiale da poter scrivere per gli anni successivi.
Tra gli altri c'è questo personaggio, Percy Bysshe Shelley, che aveva 24 anni allora, era nato nel era nato 24 anni prima. Sua moglie, Mary, è più giovane di lui, aveva solo 19 anni, quindi sono tutti ritratti d'epoca. Poi c'è questo personaggio un po' più anziano, metà italiano e metà scozzese, livornese scozzese, si chiamava John Polidori. John Polidori scrive di quanto succede quell'estate nella villa di Diodati, un diario pubblicato dopo la sua morte, molto interessante, di cui vi leggo pochissime righe, perché capiate che adesso quasi ci siamo. Una sera, in questa villa di Diodati, una sera piovosa, come capita sul lago di Ginevra, no? E poi non ci sono tanti passatempi. Castello di Chillon l'ho visitato più volte, Byron aveva anche chiesto al custode se avesse potuto chiuderlo dentro per una settimana, ma nonostante gli avesse anche allungato la mancia non c'era riuscito, e allora si stanno annoiando un pochino. Ah, tra l'altro, vedete il diario di Polidori, no? Se guardate bene, vedete sotto il nome dell'editore moderno il motto che viene dal quinto o quarto canto dell'Inferno, mi fur mostrati gli spiriti magni, no? E che riprende appunto un passo dell'Inferno di Dante, per dire che qui Polidori ci racconta di questi grandi personaggi che ha appunto potuto incontrare. Una sera accadde che Lord Byron, Mr. Shelley, due signore, una era Mary Shelley, e due signori, dopo aver scorso qua e là un volume tedesco intitolato Fantasmagoriana, che è un'opera di Hofmannsthal, di racconti appunto anche questi tra il magico e lo stregonesco, decidessero di narrare a turno storie di fantasmi. Sua signoria identifica Byron, che è di sangue reale. Aveva appena finito la parte iniziale di Christabel. Christabel è un poemetto di Coleridge. Quindi vedete come se Coleridge fosse in qualche modo presente anche lui in questa serata. Allora inedita, allorché Mr. Shelley balzò in piedi e abbandonò la stanza sconvolto da quei versi. Nel corso della conversazione venne quindi proposto che ciascuno dei presenti si impegnasse a scrivere un racconto in cui si manifestassero agenti sovrannaturali, e all'impresa si dedicarono Lord Byron, il medico, parla di se stesso in terza persona, e una delle signore sopra menzionate. La signora era appunto Mary Shelley, questo è Byron, in questo ritratto estremamente raro, come vedete, che sta scrivendo un soggetto, sta lavorando a un soggetto lì, in questa villa affacciata sul lago, che è lo stesso che sceglierà Polidori, cioè il vampiro. Il libro di Polidori verrà un po' lavorato, uscirà poi in forma definitiva nel 1819, ed è la prima parte di questa lunghissima saga, no? Che con Dracula, il mito della Transilvania, eccetera, arriverà poi alla filmografia dei tempi nostri. Mary Shelley che cosa ha sognato? Ha sognato Frankenstein. E come vedete non ho preso a caso, dico, un'edizione, no? Dove il richiamo alla realtà di quest'epoca è quanto mai evidente. Mary Shelley la potremmo ricordare anche per altro, e questo ci consente di considerare come, qui ne avrete già parlato, verso la fine del secolo, si, con le opere di Wells, La guerra dei mondi, eccetera, si data l'epoca, quella di Verne, no? L'inizio della fantascienza. In realtà già un romanzo come questo di Mary Shelley è abbastanza interessante, perché ci mostra che qualche premessa della fantascienza esisteva già allora. Mary Shelley, marito muore, come avremo modo di ricordare, male e molto giovane. Lei rimarrà ancora in Italia, impara l'italiano, un editore inglese le affida l'incarico di tradurre il romanzo italiano di cui si è tanto parlato in Europa, per averne una traduzione d'autore. Il romanzo è I Promessi Sposi, come potete immaginare. Mary Shelley comincia a tradurre, si rende conto che la versione in inglese toglierebbe troppa della bellezza dell'originale, che sta nella lingua. Quindi scrive all'editore: guardi, l'unico consiglio che mi permetto di dare ai possibili lettori di questo romanzo è quello di imparare l'italiano.
Se vuole, invece di tradurre i Promessi Sposi, le scrivo una grammatica dell'italiano, no? Di cui c'era bisogno relativamente, perché in realtà l'italiano era ancora molto presente nella cultura degli aristocratici inglesi attraverso l'opera lirica, le canzoni, eccetera. E questi temi, è inutile ricordare quanto si sposino anche, pensate, il Macbeth, no? Lucia di Lammermoor, i romanzi di Scott, anche al mondo della lirica, che in quegli anni, no? L'opera per musica, da Verdi a Rossini, eccetera, che trova le sue, i suoi risultati migliori. Qui ho ricordato, allora, visto che abbiamo di fronte forse la più rappresentativa tra le opere nate da un sogno, questo, il film del 30-31 di James Whale con la strepitosa interpretazione di Boris Karloff, no? Che se andate su internet trovate dei siti legati alla morte di Boris Karloff, in cui si racconta che si era talmente immedesimato nella parte di Frankenstein che a stento, quando moriva e gli chiedevano chi fosse, si ricordava di essere Boris Karloff, non era talmente preso da questa parte. E il richiamo ai mulini, il tema del sogno, c'è un cenno solo nel romanzo, ma è naturalmente all'opera di Cervantes, no? Per indicare quanto il sogno condizioni appunto il nostro modo di vedere le cose. La immediata presentazione di un fotogramma del film ci fa capire di che cosa si stia trattando. Vi ricordo che Frankenstein, in questo caso, come nel film del 75 Frankenstein Junior, è effettivamente il dottor Frankenstein, lo scienziato che poi diventerà, come dire, l'antesignano dello scienziato pazzo, non è il mostro che ne prende nome. Viene lanciato anche in Italia, naturalmente, in una edizione che avrà un successo clamoroso. L'ho portato questa che mostra come nel caso delle fiabe che dicevamo prima, venissero portati anche a vedere un film così i bambini, altrimenti non avrebbe senso che ci fosse anche il corto che segue, Topolino appaltatore. Il regista James Whale per la prima volta viene presentato, faccio una piccola parentesi quadra perché ogni tanto mi ricordo di insegnare letteratura italiana e quindi avere anche una certa attenzione per la lingua. In questo film le locandine sono le prime a riportare una parola, regista, che in italiano non esisteva prima. È una parola nata proprio nel 1929-30 che dobbiamo a un linguista, il primo in Italia ad avere una cattedra di storia della lingua italiana a Firenze nel 1950, Bruno Migliorini, che nella vita non andava tanto fiero di quello che aveva fatto, aveva scritto la prima storia della lingua italiana, 1000 pagine, che è diventato poi un riferimento per tutti i successivi studiosi. Ma andava fiero soprattutto di aver inventato questa parola, regista, che le altre lingue non hanno, e che verrà poi lanciata nel mondo negli anni del neorealismo. Ma è la prima volta che compare in occasione del lancio di questo film. Se ci fate caso, la necessità di questa parola, che viene dal latino reggere, tenere le fila di qualcosa, quindi ha un suo senso, ma a Hollywood ci sono delle foto di Spielberg, di Lucas, che siedono su una sedia, con la fascia posteriore, con la scritta regista, perché l'inglese non ha un termine equivalente. Diranno di chi è il film, film by, directed by, ma regista, il francese, l'inglese, non hanno termini antagonisti. Quindi resta una gloria dell'italiano. Così come in questo film, vi faccio notare l'assoluta casualità rispetto al tema che abbiamo visto della posizione della signora che è una delle vittime, poi riuscirà a salvarsi, è la fidanzata di Frankenstein, no? A cui il terribile mostro nato dall'assemblaggio, no? Di vari pezzi, no? Sta attentando alla sua vita. E poi, appunto, se ci fosse bisogno di ricordarlo, no? La posizione anale, ecco, la ritrovate qui, in questo, che è una delle locandine più spettacolari, che ci mostra come la convinzione che nei confronti della folla, anche in maniera abbastanza pesante e incisiva, non sia affatto dei nostri giorni. Siamo nel 1930, vi sfidiamo a vedere questo film, ti sfido a vederlo, e poi sotto la notizia, che viene data in caratteri più piccoli, che Lloyd, l'assicurazione Lloyd di Londra, per gli spettatori inglesi, mette a disposizione 1000 sterline
per i primi morti alla visione dello spettacolo. I primi che moriranno vedendo lo spettacolo avranno a disposizione una somma di 1.000 sterline per i loro parenti. Appunto, non so il seguito della storia perché internet consentirebbe di verificare se c'è qualcuno che ha portato apposta la nonna al cinema per poi provvedere da solo, no? In fondo si tratterebbe anche lì di che cosa? Sarebbe la realizzazione di un sogno, no? Invece 1.000 sterline in cambio della nonna. Ecco, qui abbiamo la film spettacolare, anche questa è una tra le parodie più belle della storia del cinema, con Gene Wilder e Martin Feldman, no, su cui appunto non mi fermo. Mi fermo magari su questa, che è questa illustrazione di un'edizione del Frankenstein del 1831, che ci mette già dentro questa atmosfera gotica, la stessa che ritroviamo nei romanzi, nelle novelle di Walter Scott, ma fateci caso, qui siamo 60 anni indietro, anzi che 60, 1760 siamo 3 e 4, 70 anni prima, è un'incisione che ha fatto il giro d'Europa e riguarda le antichità di Pompei, i ritrovamenti, con questi visitatori chiaramente inglesi dai loro abiti che guardano inorriditi una scena che, vedete, diventa chiaramente, no, il modello ripetitivo di scene come queste e che negli stessi anni 30 diventa poi la protagonista di quello che in seguito i storici di questi temi, applicandosi all'ambito cinematografico, chiameranno il genere del peplum movie, cioè il film di ambientazione classica, Gli ultimi giorni di Pompei, il romanzo 1832, se non ricordo male, di Edward Bulwer Lytton, che era stato unanimemente considerato come l'erede di Walter Scott, dove li ambienti temi di questo tipo? Ovviamente il paese ideale è l'Italia, il paese in cui il sogno classico si congiunge, no, all'attualità, alla realtà. Qui siamo nel luglio 1822, è quello che resta di uno degli ospiti di Villa Diodati, Percy Shelley. Aveva lasciato la moglie vedova da poco, erano passati 40 giorni da quando si era imbarcato da Lerici con un marinaio che aveva pagato perché lo portasse in mare anche se c'era tempesta. Abitavano tra Lerici e il Golfo di San Terenzo, prendono questa barca, Ariel, nessun inglese ha dato poi a una barca questo nome, che viene da uno degli spiriti folletti della tempesta di Shakespeare, quindi vedete che stiamo tirando un po' le fila di questo discorso, e il marinaio e Shelley muoiono in mare, il corpo viene portato sulla riva di Viareggio nei primi di luglio. Byron, che si trovava allora a Civitavecchia, prende il cavallo, Byron lo vedete, ha quel fazzoletto al collo, è già la posa che avrà qualche mese dopo, quando viene raffigurato, ma in abiti greci, pur sempre col fazzoletto al collo, e con un elmo greco che si era disegnato lui appositamente sul modello calco dell'elmo di Agamennone, quando morirà in Grecia durante la battaglia di Missolungi nel 1824, anzi il 19 aprile, oggi è 20, del 1824, morirà per la causa della libertà della Grecia contro i turchi. Qui Polidori è il primo a sinistra e assistono tutti, dopo aver recuperato il cadavere di Shelley, al fatto che venga collocato su una pira e gli viene dato fuoco. Gli avevano tolto il cuore prima, il cuore è ancora oggi conservato al Keats and Shelley Memoriam, che si trova ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti in Piazza Navona, Roma, dove avevano abitato per qualche tempo Shelley e l'altro grande poeta di quest'età, John Keats. Keats, che era già morto, era morto a Roma nel febbraio del 21. Bello, no? Vengono tutti in Italia poco lontano, muoiono tutti. Vedete, sogni che fanno fatica a realizzarsi, ma che dimostrano come la terra dell'avventura, no, è in realtà proprio questa, a cui erano arrivati. Con questo recupero, secondo me, formidabile, tanto perché lo bruciano? Lo bruciano perché altrimenti le autorità imporrebbero di requisire il cadavere, di sezionarlo per la perizia anatomica
e poi non lo restituirebbero per paura del colera, perché era arrivato già putrefatto, per quello devono fare in fretta e agire, no, su questa spiaggia. Questa documentazione è un quadro di qualche, in realtà di qualche anno successivo, ma ci mostra bene che dietro questo schema che cosa c'è. C'è il libro 23esimo dell'Iliade con Achille che brucia per onorarlo il corpo del suo amico inseparabile Patroclo, no, ucciso da Ettore. E di nuovo si saldano questi temi romantici con questa evocazione classica. Per finire, non chiuderei con parole mie, ma mi sembra giusto concludere la lettura, mancano poche righe, se avete pazienza, non vi prendo più di 6 minuti, posso andare avanti, leggo tutto il libro, con il racconto di Borges che vi dicevo prima, anche perché piuttosto che le mie, se possiamo ascoltare le parole di Borges, perché no? L'unico problema è che ci vorrebbe un lettore migliore, ma vi accontenterete. L'unica cosa che posso fare per migliorare è bere un goccio d'acqua. Allora, basti ricordare per ora che a Coleridge fu concessa in sogno una pagina di indiscusso splendore. Il caso, benché straordinario, non è unico. E qui ricorda qualcosa che abbiamo già ricordato. Ricorda Tartini, il quale sognò che il diavolo, che gli si presentò come suo schiavo, eseguiva al violino una prodigiosa sonata. Un altro classico esempio è quello di Stevenson, al quale in sogno, come egli stesso ha narrato, gli viene recapitato l'argomento di un racconto, O Lalla, e poi l'argomento di Jekyll e Hyde. Tartini volle imitare, desto, la musica di un sogno. Stevenson ricevette dal sogno argomenti, cioè forme generali. Più affine all'ispirazione verbale di Coleridge, perché quello che stupisce Borges, che quando scrive questo testo era già vecchio e cieco, e che pensate anche lui, se possiamo pensare più che al sogno, al paradosso che condizionò la sua vita, era stato a lungo prossimo alla cecità. Ma la comunicazione, che era ormai irrimediabilmente cieco e che nessuna operazione chirurgica l'avrebbe potuta salvare, gli arriva all'inizio degli anni 60 a Buenos Aires, quando gli arriva nello stesso giorno la comunicazione che è stato nominato direttore della biblioteca centrale di Buenos Aires, la più grande biblioteca dell'America Latina. E lui osserva con gusto anche abbastanza singolare questo paradosso: avere a disposizione la più enorme massa di scrittura del continente subamericano e non potersene servire, perché quel giorno stesso appunto è diventato cieco. Quindi molto attento a questo tema verbale. Più affine all'ispirazione verbale di Coleridge è quella che Beda, il venerabile, attribuisce a Cædmon. Il caso avvenne alla fine del secolo VII, nell'Inghilterra dei regni sassoni. Cædmon era un rozzo pastore, non più giovane. Una notte fuggì da una festa perché capì che gli avrebbero offerto l'arpa e si sapeva incapace di cantare. Si mise a dormire nella stalla tra i cavalli e nel sonno qualcuno lo chiamò per nome e gli ordinò di cantare. Attenzione, perché questa è la formula tipica di cui Borges si serve: nel sonno qualcuno lo chiamò per nome. Ma a quel punto non sai se quello che ti avviene e che rivivrai dopo è un sogno o è avvenuto davvero. Si mise a dormire. Cædmon rispose che non era capace, ma l'altro gli disse, canta il principio delle cose create, cioè niente meno, non la descrizione di un mazzetto di margherite, il principio delle cose create. Cædmon, allora, recitò versi che non aveva mai udito. Non li dimenticò al risveglio e poté ripeterli davanti ai monaci del vicino monastero di Hild. Non imparò a leggere, ma i monaci gli spiegavano passi della storia sacra ed egli, citazione di Beda, li ruminava come un animale e li convertiva in versi dolcissimi, e in tal modo cantò la creazione del mondo e dell'uomo e tutta la storia della Genesi e l'esodo dei figli di Israele e il loro ingresso nella terra promessa, salto qualche riga, e l'orrore delle pene infernali, le dolcezze del cielo e le mercedi e i giudizi di Dio. Fu il primo poeta sacro della nazione inglese. Nessuno lo uguagliò, dice Beda,
perché non imparò dagli uomini, ma da Dio. Anni dopo, profetizzò l'ora in cui sarebbe morto e la aspettò dormendo. Speriamo che abbia incontrato nuovamente il suo angelo. A prima vista, il sogno di Coleridge corre il rischio di sembrare meno prodigioso di quello del suo precursore. Kubla Khan è una composizione ammirevole e i 9 versi dell'inno sognato da Kedmon non presentano quasi altra virtù che la loro origine onirica, ma Coleridge era già poeta, mentre a Kedmon fu rivelata una vocazione. C'è tuttavia un fatto successivo che magnifica fino all'insondabile la meraviglia del sogno nel quale fu generato Kublai Khan. Se questo fatto è vero, la storia del sogno di Coleridge è anteriore di molti secoli a Coleridge e non ha ancora raggiunto la sua fine. Il poeta sognò nel 1797 e pubblicò il suo racconto del sogno nel 1816 come giustificazione dell'incompiutezza del poema. A proposito del poema, avete visto che non ve l'ho letto. Ne ho cercate 3 o 4 traduzioni italiane, ma nessuna rende l'idea. L'unica possibilità, ma non sapevo se potevo contare su queste risorse cronologiche, è pensare di sentirla recitare da un grande attore inglese, in rete la trovate, perché in effetti qualunque altro modo di avvicinare il testo naturalmente si perde. 20 anni dopo il 1816, apparve a Parigi, frammentariamente, la prima versione occidentale di una di quelle storie universali di cui è tanto ricca la letteratura persiana, il compendio di storie di Rashid ad-Din, che risale al secolo XIV. In una pagina si legge: a est di Shangtu, Kublai Khan eresse un palazzo secondo un disegno che aveva visto in sogno e che serbava nella memoria. Chi scrisse questo era visir di Ghazanamabud e discendeva da Kublai. Un imperatore mongolo nel XIII secolo sogna un palazzo e lo edifica conformemente alla visione. Nel secolo XVIII un poeta inglese che non poteva sapere che la fabbrica era nata da un sogno sogna un poema sul palazzo. Confrontate con questa simmetria che opera con anime di uomini dormienti e abbraccia continenti e secoli, niente o ben poco sono, mi pare, le lievitazioni, le resurrezioni e le apparizioni dei libri di devozione. Grazie.